Quando io ho iniziato a fare lo Zelig, una cosa che veramente capita poco è questo senso d'unione che c'era, no? Questa magia, c'era lo spogliatoio, c'era il senso proprio, non c'era invidia tra i comici, si volevano bene, questa è una cosa bellissima. È un sentimento tipico, una caratteristica tipica del mondo dello spettacolo. Io ho capito subito da ragazzino. Una volta avrò avuto 12 anni, stavo seduto dietro a mio padre, che insieme a Roberto Rossellini, altro maestro del neorealismo, guardavano la televisione. Stavano guardando i premi Oscar. E c'era il giornalista che era Bersani, che diceva: quest'anno candidato all'Oscar per il film in lingua straniera è l'Italia con Nanni Loi. Mio padre dice: chi è Nanni Loi? È un giovane, sai, Vittorio, un giovane giornalista. Ah, è un giornalista, è un intellettuale, quindi non è un cretino, mi fa piacere. E poi è bello dare la spinta a dei giovani e non a dei vecchi tromboni come noi. E che cosa ha fatto questo Nanni Loi? Ha fatto un film a Napoli, anche lui a Napoli. Sì, ha fatto un film a Napoli, Le quattro giornate di Napoli. Ah, mi fa piacere, sono contento. Il giornalista dice: purtroppo vince il film cecoslovacco Pianola Meccanica, perde Nanni Loi. Papà e Rossellini insieme. Hai capito come andava? Ho capito come andava il mondo dello spettacolo.